bentrovati a questa nuova edizione del TG di Basilicata Net. In apertura ci occupiamo di lavoro. Stimolare la nascita di idee imprenditoriali innovative, valorizzare le potenzialità di giovani e di ricercatori pronti ad attivarsi su percorsi imprenditoriali, favorire l'occupazione e ovviamente sostenere l'economia locale. Sono alcuni degli obiettivi dell'iniziativa gestita da Sviluppo Basilicata rivolta alle piccole e medie imprese di nuova costituzione, operanti nel settore della produzione di beni e della fornitura di servizi, aventi sede o unità locale nel territorio nazionale che intendano candidarsi alla fruizione di servizi e spazi offerti dall'incubatore di imprese Valdagri. Le domande dovranno essere presentate entro 60 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso sul BUR Basilicata avvenuta il 16 febbraio scorso, utilizzando la modulistica disponibile anche sul sito www.sviluppoitaliabasilicata.it. Nei prossimi giorni un elicottero del Corpo Forestale dello Stato effettuerà un'ispezione del costone roccioso a monte della strada statale 18 a Maratea e successivamente un gruppo di esperti definirà una strategia per la definitiva messa in sicurezza della pendice e la riapertura dell'arteria e quando deciso al tavolo tecnico tenutosi in regione. Ma sentiamo gli altri particolari nel servizio che segue di Giuseppe Fiorellini. Un elicottero del Corpo Forestale dello Stato con a bordo tecnici ed esperti coordinati dall'Ufficio Difesa del Suolo della Regione effettuerà un'ispezione del costone roccioso a monte della strada statale 18 di Maratea. Tale azione servirà ad individuare i punti di distacco che hanno determinato il crollo dei massi l'11 e il 12 febbraio scorso. Dopo questa fase, con l'ausilio di rocciatori specializzati, si procederà al censimento e alla rimozione delle situazioni di pericolo. E questo è il cronoprogramma fissato al termine di un tavolo presieduto dal presidente De Filippo convocato per l'individuazione di interventi immediati per la riapertura della strada statale 18. Al termine della riunione il presidente De Filippo e l'assessore Vita hanno disposto la riconvocazione del tavolo non appena saranno disponibili i primi risultati del sopralluogo aereo. E adesso ci occupiamo di edilizia, ok, dalla Commissione Paritetica Alloggi e Residenza Universitaria del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica sul progetto esecutivo di recupero e ristrutturazione del secondo padiglione dell'ex ospedale civile di Matera per la realizzazione di residenze per studenti universitari. L'edificio interessato dal progetto è inserito nell'area destinata al campus, dove è in corso anche il recupero del primo padiglione destinato alle attività didattiche. L'area potrà così ospitare circa 3.000 studenti, previsti 156 posti letto. Per l'esecuzione del lavoro sono stati previsti 740 giorni di lavoro. A breve sarà perfezionata la convenzione e subito dopo verrà espletata la gara per l'affidamento dei lavori. Torna per il nono anno consecutivo il concorso per la realizzazione di opere d'arte ispirate alla realtà economica, sociale e paesaggistica della provincia di Potenza, ideato, organizzato e promosso dalla Camera di Commercio del capoluogo lucano. Opere d'arte ispirate alla realtà economica, sociale e paesaggistica della provincia di Potenza sono al centro di un concorso della Camera di Commercio di Potenza. Il settore scelto per il 2010 è quello della scultura, due come di consueto le sezioni, una riservata ai professionisti regolarmente iscritti nel registro delle imprese della Camera di Commercio, l'altra agli amatori residenti in provincia di Potenza. Gli interessati potranno inoltrare la domanda di partecipazione al concorso entro il 9 aprile 2010 alla Camera di Commercio di Potenza, scaricando il modulo dalla sezione internet del sito www.pzcamcom.it. Gli scultori saranno premiati con premi che vanno dai 3.500 ai 1.500 euro. Si svolgeranno dal 7 al 9 aprile prossimo presso la sede dell'EFAB di Tito Scalo le preselezioni di 6 concorsi pubblici indetti dal Consiglio regionale per la copertura di 7 posti di varie qualifiche. I candidati dovranno portare con sé una copia della domanda di partecipazione, una fotocopia di un documento di identità valido e la ricevuta del versamento della tassa di concorso. La prova consisterà nella soluzione di una serie di quesiti a risposta multipla. Tutte le informazioni sono disponibili all'indirizzo internet www.consiglio.basilicata.it nella sezione bandi.
Parliamo di riforma della sanità penitenziaria. Il provvedimento si svilupperà sul territorio attraverso un'intesa raggiunta tra Ministero di Giustizia e Regione, con forme di collaborazione tra l'ordinamento sanitario, l'ordinamento penitenziario e della giustizia minorile. Il servizio di Alessandro Sileo. L'ammodernamento delle apparecchiature ospedaliere, la condivisione regionale dei dati clinici sono gli obiettivi previsti nel protocollo d'intesa sulla sanità penitenziaria tra Ministero di Grazia e Giustizia e Regione Basilicata, illustrato dal dottor Sandro Libianchi durante un convegno tenutosi a Potenza nella sala in guscio. La riforma prevede il trasferimento completo di tutte le attrezzature, del personale, dei fondi, delle strutture sanitarie prima gestite dal sistema della giustizia alle regioni e quindi alle ASL. Le regioni e le aziende sanitarie locali e gli ospedali avranno questo nuovo incarico importante anche da un punto di vista organizzativo di poter garantire quanto è previsto dalla normativa vigente. Questo nel mondo è il secondo paese che riesce a fare una riforma di questo livello, al primo paese è stato la Francia. L'accordo, secondo quanto emerso, si svilupperà in regione in non meno di 5 anni con lo scopo di assicurare ai detenuti migliori servizi di cura e di prevenzione dalle malattie. E adesso una notizia per gli amanti del vino. Via libera del Comitato Nazionale Vini per il riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita all'Aglianico del Vulture. L'organismo tecnico deputato al riconoscimento ha deliberato di ammettere l'Aglianico del Vulture nell'ambito della tipologia di vino DOCG superiore. In seguito sarà verificata anche la richiesta di iscrizione alla tipologia riserva. Nei prossimi giorni il decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Tra i banchi della massima assise territoriale, 30 studenti del liceo classico di Viggiano. L'iniziativa, un percorso di cittadinanza attiva, rientra nel progetto scuola del Consiglio regionale, pensato per creare un rapporto diretto con il mondo della scuola. E con questo servizio è tutto, vi ringrazio per la gentile attenzione prestata, vi ricordo che servizi e notizie aggiornate quotidianamente sono visionabili sul sito www.tgbasilicatanet.it. Grazie ancora e arrivederci. Consiglieri per un giorno, tra i banchi del Consiglio regionale e 30 studenti del liceo classico di Viggiano. Una seduta straordinaria convocata per il progetto Percorso di cittadinanza attiva, durante la quale sono state presentate due proposte di legge. Una relativa alle modifiche della legge regionale numero 12 sulle modalità di informazione sull'estrazione petrolifera in Basilicata e l'altra alla valorizzazione dei centri storici. Alla base di ogni relazione, alla base di ogni così, elemento scritto, c'è la necessità di una conoscenza che sia ferma e salda, no? Quindi è naturale che per redare una relazione ci sia comunque la necessità di avere dei dati certi, perché la prima e fondamentale necessità è l'informazione. Per noi questa esperienza è sicuramente molto importante, perché siamo i cittadini futuri, i cittadini del domani, e con questa esperienza abbiamo provato a dare il nostro piccolo contributo alla regione. Ci abbiamo provato, speriamo bene.